Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio di Doran Red. Come vedete siamo ritornati con Plants vs Zombie. Come avevo detto nell'episodio di Brawlhalla che l'avrei portato finalmente di nuovo. Ecco, finalmente continuiamo la nostra grande avventura. Comunque ragazzi, la prossima settimana dovrei portare comunque sempre più gameplay. So che in quest'ultimo periodo ne faccio 3-4 a settimana. Quando negli ultimi giorni ne portavo 7, cioè uno al giorno. Solo che un po' di lavoro ho avuto da fare, mi sono un po' fermato. Comunque io direi di partire con queste carte. Cioè più che altro vorrei eliminare questa e mettere questa. Direi di fare così, come diminuire il prezzo. Ok. Vediamo se così riusciamo a vincere, anche se la mina è utile. Tipo la nostra piantina girasole. Speriamo che in questa partita riusciamo a non farci dare colpi bassi dai mostri, scusatemi. Come nell'ultimo episodio di Plants vs Zombie, che ci siamo fatti un po' mangiare da diversi zombie. Tipo con quello con caschetto che sono fastidiosissimi. Ah, vai zombie, vieni, non ti preoccupare, ti aspetta tante botte ti aspettano. Ok, io ho completato la parte dei girasoli. Zombie muori. Ok, perfetto, è morto. Avevo un po' di dubbi che poteva farcela. Allora, prendiamo più girasoli possibili. Cioè, no, luce solare. Energia solare. Per costruire le nostre piantine anti-zombie. Quelli fastidiosi sono, attualmente quelli che ho visto proprio fastidiosi sono quelli con caschetto. Cioè, sono proprio resistenti a qualsiasi cosa. Vabbè, con le piante che ho messo dovrebbero non darmi tanti problemi. Ok, abbiamo preparato tutta la fila difensiva di piante che possono sconfiggere tutti questi brutti cattivi zombie e vincere questa partita. Io ora non so, partirei con la difesa di questo e iniziarli a mettere un po', anche se stiamo guadagnando tantissimi girasoli, quindi in teoria abbiamo tanti punti. Vorrei provare questa qui. Vediamo cosa cambia. Ah, spara due colpi. Ok, perfetto, è ottima come pianta. Io direi, non so se togliere questa qui e mettere qualcosa di più difensivo, perché sennò abbiamo tre piante d'attacco in teoria. E non vorrei che, avendo tutte queste piante d'attacco, potrebbe causarmi problemi per la mia difesa. Quindi non so, poi vediamo un po'. Comunque, a parte che le piantine sono costose, direi di mettere tipo sostituire questa e questa per il mio. A posto di questo inserire la ciliegia e a posto di questa quella pianta carnivora. Perché più che altro secondo me ci sta bene insieme queste piante, credo. Poi vabbè, sicuramente si sbloccheranno altre piante. Quindi prima o poi comunque cambieremo diverse piante probabilmente. Vedremo che piante unire insieme. Allora, io direi di fare altre di queste e poi puntare su queste. Anzi, facciamo così, mettiamo questa qui. E tanto abbiamo tantissimi punti. Il tempo che si ricaricano queste ci vuole un po' di tempo. Quindi dobbiamo prepararci la difesa. Allora, io direi di metterla qui assolutamente. E ancora arrivano i mostri cattivi. Allora, oh cavolo, quanti zombie. Metti questo qui che potrebbe saltarmi. Anche se non ci arrivo, perfetto. Questa è una cosa molto importante, vedere che non riesci a saltare. Ok, fai mettere questa, assolutamente. Dai, che possiamo resistere e vincere questa battaglia contro i zombie cattivi. Vabbè, attualmente l'ondata non è sembrata così forte. Forse perché non ci sono quelli che possono dare tantissimi problemi. Ma vediamo un po' come si mette la situazione. Allora, vediamo un po'. Questa non mi serve attualmente secondo me. Io direi di fare così. Di metterci le mine dietro questi qui. Anche se non credo che i zombie riuscirebbero a passare facilmente da questi qua. Vedo che arrivano massimo in questi punti. Tipo tutta questa fila. E vabbè, sono dettagli questi. Cerchiamo di mettere un altro di questi. Così vediamo che riusciamo a combinare. Beh, va bene ragazzi, siamo riusciti a togliere tantissimi zombie, ma probabilmente arriverà tra poco l'orda più potente dei zombie. Eccola, infatti ci sono già i primi esemplari.
che possono dare fastidio. Da lì quanto cavolo sono resistenti, mamma mia. Ecco, ora inizio a mangiare il mio povero Luce. Vai che puoi resistere. Non è così messa male la mia difesa a quanto pare. Per il momento sta andando bene. Però diciamo che inizio a preparare queste. Ci mettono tantissimo tempo a caricare. Poi sono patate, patatomine. Mamma mia, le cose proprio bruttissime. Arrivo ora all'ordata proprio finale. Vediamo cosa succederà adesso. Minchia, i zombie che arrivano. Io direi di fare così, qui, ad esempio. In questo caso ho cambiato, in questo punto. C'ho tantissime piante, non so più dove metterle. Cioè, metti a caso, tipo. Siamo, spariamo a caso le piantine. Tanto è vinta la partita, a quanto pare. Oh, cosa abbiamo sbloccato? Vediamo un po' che, di cosa si tratti. Hello. We are about to launch on loud attack or your house. Sincerely, the zombie. E vabbè. Le lettere da parte degli zombie così belline. Diciamo che è stata una minaccia da parte degli zombie, se qualcuno non ha capito. In pratica... cosa devo fare qui? Tipo... ah, ok. Le carte sono qua su. Ah! C'è in pra... ah, ho capito! Perfetto. Ok. Non sempre avremo le ciliegie, usciranno diverse piante. Ok, perfetto, perfetto. Mentre questo di metterla qui. Quindi sarebbe tipo l'ultima missione di questo primo mondo, insomma. O almeno dovrebbe essere così. Se qui non ho piante difensive, direi di fare così. Olè. È bello questa parte di questo ultimo livello di questa... probabilmente mondo, probabilmente cambieranno. È molto carino. A me è piaciuta tantissimo quella lettera da parte degli zombie, molto minacciosa. Anche se, lo sapete, lo dico sempre, non sono molto bravo in inglese. Più o meno me la cavicchio, però a volte ho alcune difficoltà su alcune frasi. Più che altro, non è che faccia così schifo, però non era difficile quella parte, insomma, della lettera. Più che altro sono bellissime le minacce da parte dei zombie, molto divertente. Mamma mia, quanti zombie arrivano. Ma del tipo la mettiamo qui? Ok, perfetto. Guarda quanti zombie arrivano. Allora, direi di posizionarla qui. Abbiamo fatto un esercito di piante molto forte, quindi non dovremmo perdere contro questi zombie. Anche se questo livello sarà abbastanza lunghetto, quindi se l'episodio sembrerà corto in sé perché abbiamo fatto solo due capitoli, ragazzi, siamo alla parte finale, quindi dovreste capire. Anche non vi preoccupate, lo porterò più spesso anche questo videogioco come gli altri. Solo che, sapete, ho avuto un blocco per diversi gameplay. E infatti lo sapete anche voi. Ma non vi preoccupate, ritorneranno come l'ultima volta agli episodi. Per quanto riguarda poi anche Project Zomboid, quella storia che sto facendo, ragazzi, se gli episodi escono, ad esempio, può uscire una volta a settimana oppure può uscire una volta al mese, fare quella serie è molto complessa e richiede molto tempo, quindi a volte di domenica non so se ci sono sempre a casa, quindi potrei avere dei problemi. Però non vi preoccupate, la serie sarà continuata assolutamente, con miglioramenti su per quanto riguarda la storia della storia. E anche se all'inizio è stato un po', diciamo, ci sono stati alcuni problemi per quanto riguarda il mio parlato, e dovete un po' capire perché è la mia prima volta a fare storie così. Quindi ho un po' di difficoltà. Oh mio Dio, quante orde assurde stanno arrivando. Olè.
Madonna, le battaglie. Quanto deve mettere questa pianta? Ok, stiamo riuscendo a difendere il più possibile la nostra base. Minchia, i zombie che arrivano è assurdo. Andiamo. Tipo questa missione è bellissima. Vai, possiamo farcela. Ma anche la sua musica di sottofondo è stupenda. Olè. Ce la possiamo fare, combattiamo fino alla fine. Ah, ho sbloccato un achievement. Bellissimo. I zombie mi hanno fatto un po' male alle alcune piantine. Dai. Questa mettiamola qui. È inutile mettere altre piantine. Anzi, aspetta, facciamo questo. Ora questa è l'orda finale. Mamma mia, sa quanti zombie arriveranno adesso? Ecco appunto. Oh mio Dio, i zombie che arrivano. Mettiamo la ciliegia qui. Oh, ho sbloccato un altro achievement. Explondator, ok, credo. Madonna. Oh, abbiamo sbloccato una nuova pianta, bellissima. Ah, sono i mini funghi? Non ho mai visto questa pianta, bella. A noi sarebbe molto utile. E beh ragazzi, Evening Dora Red. Vabbè, più che altro... va bene. Ho detto qualcosa su Mushroom, non ho capito bene. Perché sinceramente ho saltato la storia velocemente. Che qui già mi ricordo bene la storia. Allora, io... Ragazzi, ci farei... ci fermiamo qui, più che altro. E continuiamo la prossima volta questo nuovo mondo, a quanto pare. Abbiamo finito il nostro primo mondo. Ora siamo passati alla parte del secondo capitolo. Anche se di sera e non di giorno. Ma probabilmente cambierà anche città, se non ricordo male. Non vorrei dire stupidaggini. Bene ragazzi, ci fermiamo qui allora. Ci vediamo nel prossimo episodio, la settimana prossima. Se questo episodio vi è piaciuto lasciate un pollicione su. E ci vediamo ragazzi, ciao!